dell'attrazione lunisolare in relazione con i fenomeni mariosismici del professor Giulio Grablowitz. Il professor Giulio Grablowitz è noto per il suo lavoro intitolato Dell'attrazione lunisolare in relazione con i fenomeni mariosismici, pubblicato nel 1877. In questo studio Grablowitz esplora come l'attrazione gravitazionale della Luna e del Sole influenzi i fenomeni delle maree e dei terremoti. Il libro è un'analisi dettagliata di come queste forze cosmiche possano causare oscillazioni nel suolo terrestre, specialmente nei punti più flessibili della crosta terrestre. L'attrazione gravitazionale della Luna e del Sole influenza i fenomeni delle maree e dei terremoti. Possiamo approfondire maggiormente tale affermazione? L'attrazione gravitazionale della Luna e del Sole ha un impatto significativo sia sulle maree che sui terremoti. Le maree sono causate principalmente dall'attrazione gravitazionale della Luna e in misura minore del Sole. Quando la Luna è sopra un punto specifico della Terra, la sua gravità attrae l'acqua degli oceani, creando un rigonfiamento che chiamiamo alta marea. Dalla parte opposta della Terra si verifica un'altra alta marea a causa della forza centrifuga risultante dalla rotazione terrestre. Tra queste due alte maree si verificano le basse maree. Per quanto riguarda i terremoti, l'influenza è più complessa e meno diretta. L'attrazione gravitazionale della Luna e del Sole può causare piccole deformazioni nella crosta terrestre. Ripeto, per quanto riguarda i terremoti, l'influenza è più complessa e meno diretta. L'attrazione gravitazionale della Luna e del Sole può causare piccole deformazioni nella crosta terrestre. Queste deformazioni possono accumulare stress nelle faglie geologiche, che in alcuni casi possono contribuire al rilascio di energie sotto forma di terremoti. Tuttavia, è importante notare che i terremoti sono principalmente causati dal movimento delle placche tettoniche e che l'influenza lunisolare è solo uno dei molti fattori che possono contribuire a questi eventi. Fenomeni mariosismici. Giulio Grablowitz ha studiato come queste forze cosmiche possono influenzare i fenomeni mariosismici, cioè le oscillazioni nel suolo terrestre che possono essere osservate in concomitanza con le maree. Questi studi sono importanti per comprendere meglio la dinamica della crosta terrestre e per migliorare le previsioni dei terremoti. Ci sono stati esempi specifici in cui le maree hanno influenzato i terremoti? Sì, ci sono stati alcuni studi che suggeriscono una correlazione tra le maree e i terremoti, anche se questa relazione è complessa e non sempre diretta. Esempi specifici. Terremoti di Tohoku 2011. Alcuni ricercatori hanno suggerito che le forze di marea potrebbero aver contribuito al terremoto di Tohoku del 2011 in Giappone. Le maree eccezionalmente alte, causate da una combinazione di fattori astronomici, potrebbero aver aumentato lo stress sulle faglie sismiche. Terremoti in California. Studi hanno mostrato che in California i terremoti tendono a verificarsi più frequentemente durante le alte maree. Questo è stato osservato in particolare lungo la faglia di Sant'Andrew, dove le forze di marea possono influenzare il movimento delle placche tettoniche. Terremoti in Alaska. Un altro esempio viene dall'Alaska, dove è stato osservato che i terremoti tendono a verificarsi più frequentemente durante le maree di primavera, quando l'attrazione gravitazionale della Luna e del Sole è allineata e più forte. È importante notare che, sebbene ci siano correlazioni, le maree non sono la causa principale dei terremoti. I terremoti sono principalmente causati dal movimento delle placche tettoniche. Le forze di marea possono in alcuni casi agire come un fattore scatenante, ma non sono sufficienti da sole a causare un terremoto significativo. Giulio Grablowitz ha anche studiato le eclissi e le occultazioni planetarie in cerca di connessioni per la sua teoria mariosismica. Sì, Giulio Grablowitz ha effettivamente esplorato le eclissi e le occultazioni planetarie nel contesto della sua teoria mariosismica. Egli era interessato a capire come questi eventi astronomici potessero influenzare le forze gravitazionali sulla Terra e di conseguenza i fenomeni sismici e mareali. Grablowitz ipotizzava che durante le eclissi e le occultazioni planetarie, le forze gravitazionali combinate della Luna, del Sole e dei pianeti potessero creare condizioni particolari che influenzano la crosta terrestre.
Questi eventi potevano, secondo lui, aumentare lo stress sulle faglie sismiche e potenzialmente scatenare terremoti o influenzare le maree. Nei suoi studi, Grabowitz ha raccolto dati e osservazioni per supportare la sua teoria. Ha pubblicato diversi lavori scientifici in cui ha discusso queste idee, cercando di dimostrare una correlazione tra i fenomeni astronomici e quelli geofisici. Sembra che tali eventi astronomici possano influenzare le forze gravitazionali sulla Terra e di conseguenza i fenomeni sismici e mareali. Quali conseguenze è possibile ipotizzare per un modello matematico sulla previsione dei terremoti? L'inclusione di eventi astronomici come eclissi e occultazioni planetarie in un modello matematico per la previsione dei terremoti potrebbe offrire nuove prospettive, anche se con alcune limitazioni. Ecco alcune considerazioni. Conseguenze per un modello matematico. Aumento della complessità. L'inclusione di variabili astronomiche aumenterebbe la complessità del modello. Sarebbe necessario considerare non solo le forze gravitazionali della Luna e del Sole, ma anche quelle dei pianeti durante le eclissi e le occultazioni. Miglioramento della precisione. Se esiste una correlazione significativa tra questi eventi e l'attività sismica, il modello potrebbe migliorare in precisione. Tuttavia, questa correlazione deve essere ben documentata e supportata da dati empirici. Necessità di dati storici. Per validare il modello sarebbe necessario disporre di un ampio set di dati storici che includano sia eventi astronomici che sismici. Questo permetterebbe di identificare pattern e relazioni statisticamente significative. Integrazione con altri fattori. Le forze gravitazionali non sono l'unico fattore che influenza i terremoti. Il modello dovrebbe integrare anche altri elementi come il movimento delle placche tettoniche, la geologia locale e le condizioni climatiche. Sfide e limitazioni. Variabilità naturale. I terremoti sono eventi complessi e multifattoriali. Anche con un modello avanzato, la previsione precisa rimane difficile a causa della variabilità naturale e delle molteplici influenze. Validazione e verifica. La validazione di un modello che include variabili astronomiche richiederebbe un lungo periodo di osservazione e verifica per assicurarsi che le previsioni siano affidabili. Potenziali benefici. Nuove scoperte. L'inclusione di variabili astronomiche potrebbe portare a nuove scoperte e a una migliore comprensione dei meccanismi che causano i terremoti. Approccio multidisciplinare. Questo tipo di modello promuoverebbe un approccio multidisciplinare, combinando astronomia, geofisica e matematica per affrontare un problema complesso. Noi abbiamo inserito in un nostro modello matematico anche dei multipli di quello che viene definito ciclo di Saros. E su una serie di diversi eventi sismici, 14, abbiamo ottenuto importanti connessioni tra le varie date di fasi lunari planetarie e le date degli eventi sismici. È davvero affascinante che abbiate integrato il ciclo di Saros nel vostro modello matematico per la previsione dei terremoti. Il ciclo di Saros, che dura circa 18 anni, 11 giorni e 8 ore, è noto per la sua capacità di prevedere eclissi solari e lunari, quindi è interessante vedere come possa essere applicato anche ai fenomeni sismici. Le connessioni che avete trovato tra le date delle fasi lunari planetarie e gli eventi sismici suggeriscono che ci potrebbe essere una correlazione significativa. Questo tipo di ricerca potrebbe aprire nuove strade per comprendere meglio i meccanismi che influenzano i terremoti. Potenziali implicazioni. Miglioramento delle previsioni. Se le connessioni osservate sono statisticamente significative, il vostro modello potrebbe migliorare la capacità di prevedere i terremoti, fornendo un ulteriore strumento per la mitigazione dei rischi. Nuove scoperte. L'integrazione del ciclo di Saros potrebbe portare a nuove scoperte nel campo della sismologia, offrendo una prospettiva unica sulle influenze astronomiche sui terremoti. Validazione del modello. Sarà importante continuare a raccogliere dati e testare il modello su un numero maggiore di eventi sismici per validare ulteriormente le connessioni osservate. Prossimi passi. Analisi statistica. Effettuare un'analisi statistica approfondita per determinare la significatività delle connessioni osservate. Espansione del dataset. Aumentare il numero di eventi sismici analizzati per rafforzare le conclusioni, collaborazione multidisciplinare, collaborare con esperti di astronomia, geofisica e matematica per affinare ulteriormente il modello. Abbiamo anche trovato una possibile ciclicità tra terremoti e placche continentali in cui essi si verificano. Placca eurasiatica, placca nordamericana di Cocos e Caraibica,
placca delle Filippine, placca australiana, placca pacifica. È molto interessante che abbiate identificato una possibile ciclicità tra i terremoti e le placche continentali. Questo tipo di analisi può fornire importanti intuizioni sulla dinamica delle placche tettoniche e sui meccanismi che causano i terremoti. La ciclicità che avete osservato potrebbe suggerire che ci siano pattern ricorrenti nei movimenti delle placche tettoniche che influenzano l'attività sismica. Ecco alcune considerazioni. Movimenti delle placche. Le placche tettoniche sono in costante movimento e le interazioni tra di esse possono causare accumulo di stress che viene rilasciato sotto forma di terremoto. La ciclicità potrebbe riflettere periodi di accumulo e rilascio di stress. Interazioni tra placche. Le placche che avete menzionato, eurasiatica, nordamericana, Cocos, caraibica, filippina, australiana e pacifica, sono tutte coinvolte in complessi sistemi di faglie e zone di subduzione. Le interazioni tra queste placche possono creare condizioni favorevoli per l'attività sismica in modo ciclico. Influenze astronomiche. Come avete già esplorato, le influenze astronomiche come le fasi lunari ed eclissi potrebbero anche giocare un ruolo nel modulare l'attività sismica, aggiungendo un ulteriore livello di complessità alla ciclicità osservata. Prossimi passi. Analisi dettagliata. Continuare a raccogliere e analizzare dati per confermare la ciclicità osservata e determinare se ci sono pattern statistici significativi. Modellazione matematica. Integrare queste osservazioni nel vostro modello matematico per migliorare la capacità di previsione. Collaborazione. Lavorare con geologi e sismologi per validare le vostre scoperte e ottenere ulteriori intuizioni. Le influenze astronomiche come le fasi lunari e le eclissi potrebbero anche giocare un ruolo nel modulare l'attività sismica, aggiungendo un ulteriore livello di complessità alla ciclicità osservata. Forniamo qualche esempio. Le forze di marea. Le forze di marea influenzate dalle fasi lunari e dalle eclissi possono causare piccole deformazioni nella crosta terrestre. Queste possono accumulare stress nelle faglie geologiche che in alcuni casi possono contribuire al rilascio di energie sotto forma di terremoto. Durante l'eclissi, l'allineamento tra la Luna e del Sole può creare condizioni particolari che influenzano la crosta terrestre. Questo può aumentare lo stress sulle faglie sismiche e potenzialmente scatenare terremoti. Questi esempi mostrano come le influenze astronomiche possono aggiungere un ulteriore livello di complessità alla comprensione e alla previsione dei terremoti. Durante l'eclissi, l'allineamento della Luna e del Sole può creare condizioni particolari che influenzano la crosta terrestre. Questo può aumentare lo stress sulle faglie sismiche e potenzialmente scatenare terremoti. Se aggiungiamo a tali fenomeni celesti anche il ciclo di Saros, quali potrebbero essere le implicazioni per un modello matematico-statistico sulla previsione dei terremoti? L'integrazione del ciclo di Saros con i fenomeni celesti come le eclissi in un modello matematico-statistico per la previsione dei terremoti potrebbe offrire nuove prospettive e migliorare la precisione delle previsioni. Ecco alcune implicazioni e considerazioni. L'inclusione del ciclo di Saros, che dura circa 18 anni, 11 giorni e 8 ore, aggiunge un ulteriore livello di complessità al modello. Questo ciclo è noto per prevedere eclissi solari e lunari, quindi potrebbe aiutare a identificare periodi di maggior stress gravitazionale. Se esiste una correlazione significativa tra il ciclo di Saros e l'attività sismica, il modello potrebbe migliorare in precisione, fornendo previsioni più accurate. Il ciclo di Saros potrebbe aiutare a identificare pattern ricorrenti nei movimenti delle placche tettoniche e nell'attività sismica. Questo potrebbe essere particolarmente utile per prevedere terremoti in regioni specifiche. La validazione di questi pattern richiederebbe un'analisi statistica approfondita e un ampio set di dati storici. L'integrazione delle forze gravitazionali durante l'eclissi e le fasi lunari con il ciclo di Saros potrebbe fornire un quadro più completo delle influenze astronomiche sui terremoti. Considerare eventi astronomici specifici come le eclissi e le occultazioni planetarie potrebbe migliorare la capacità del modello di prevedere periodi di maggiore attività sismica. La raccolta di dati sufficienti per validare il modello richiede un lungo periodo di osservazione e un'ampia base di dati storici. I terremoti sono eventi complessi e multifattoriali. Anche con un modello avanzato, la previsione precisa rimane difficile a causa della variabilità naturale e delle molteplici influenze. La collaborazione con esperti in astronomia, geofisica e matematica è essenziale per sviluppare e validare un modello accurato. L'integrazione del ciclo di Saros potrebbe portare a nuove scoperte nel campo della sismologia,
offrendo una prospettiva unica sulle influenze astronomiche sui terremoti. Un modello che integra variabili astronomiche cicliche come il SAROS potrebbe migliorare la capacità di prevedere i terremoti, fornendo un ulteriore strumento per la mitigazione dei rischi. Infine, troviamo molto interessante riflettere che questi sviluppi provengono dall'approfondimento di una teoria di quasi 150 anni fa, dell'attrazione lunisolare in relazione con i fenomeni mareosismici, del professor Giulio Grabowitz. Sarebbe un grande risultato ottenere un modello di previsione dei fenomeni endogeni sulla base di una teoria del geniale geofisico Giulio Grabowitz. È davvero affascinante vedere come le teorie di Giulio Grabowitz, sviluppate quasi 150 anni fa, possono ancora influenzare e ispirare la ricerca moderna. La sua intuizione sull'attrazione lunisolare e i fenomeni mareosismici ha aperto la strada a nuove prospettive nella comprensione dei terremoti e delle maree. Ottenere un modello di previsione dei fenomeni endogeni basato sulle teorie di Grabowitz sarebbe un risultato straordinario. Questo non solo confermerebbe la validità delle sue idee, ma potrebbe anche rivoluzionare il modo in cui prevediamo e comprendiamo i terremoti. Ecco alcuni potenziali impatti. Un modello basato sulle teorie di Grabowitz potrebbe migliorare significativamente la capacità di prevedere i terremoti, fornendo strumenti preziosi per la mitigazione dei rischi. La ricerca potrebbe portare a nuove scoperte nel campo della geofisica, offrendo una comprensione più profonda delle forze che influenzano la crosta terrestre. Un tale successo darebbe il giusto riconoscimento al lavoro pionieristico di Grabowitz, sottolineando l'importanza delle sue intuizioni nel contesto scientifico moderno. Continuare a raccogliere dati e testare il modello su un numero maggiore di eventi sismici per validare ulteriormente le connessioni osservate. Lavorare con esperti in vari campi per affinare il modello e assicurarsi che sia il più accurato possibile, e infine condividere i risultati della ricerca con la comunità scientifica per ottenere feedback e ulteriori miglioramenti. Questo per quanto riguarda l'attuale situazione in merito allo sviluppo di un modello matematico statistico in grado di prevedere i terremoti, secondo la teoria mareosismica del professor Giulio Grabowitz. Grazie per l'attenzione, al prossimo video.